Quindi riprendendo gli ultimi elementi che ci mancano ancora per completare la presentazione dei diagrammi di processo, sono saltati fuori anche nell'ultimo minuto martedì scorso, riprendiamo con più calma i pezzettini che ci mancano e poi proviamo a fare insieme un esercizio diverso dal solito, magari un pochino più complesso dal punto di vista del processo. Così arricchiamo anche insieme gli esercizi che portiamo avanti. Poi se per caso finissimo l'esercizio un po' presto, dipende quanto ci discuteremo, quanto ci lavoreremo, ma eventualmente iniziamo poi l'argomento successivo, che richiede un minimo di preparazione per arrivare poi al laboratorio tra 2 settimane. Allora, dicevamo, la volta scorsa abbiamo parlato di attività complesse. Quindi sono attività che al loro interno nascondono, anzi sono azioni che al loro interno nascondono un intero activity diagram con il suo nodo iniziale e il suo nodo finale. L'importante da capire è che il token dell'activity diagram interno viene generato, entra in esistenza nel momento in cui il token principale, possiamo dire così, entra nell'activity complessa. E nel momento in cui l'activity secondaria sottostante termina la propria esecuzione, quindi quando un token, il o un, dipende se ce n'è più di uno, token arriva a un nodo terminale, l'activity secondaria è terminata, viene distrutta e il token scende, esce dall'attività complessa. Quindi questo isola per qualunque motivo l'attività secondaria debba terminare. Quindi termina prematuramente per un timeout, per qualunque meccanismo, non importa, dall'esterno non lo vedo. Dall'esterno io vedo solamente un token che entra e prima o poi uscirà. Se dentro internamente questo token si moltiplica in 40 e poi uno uccide l'altro, vengono distrutti oppure si aspettano in un join, non lo so, non lo vedo. Quindi questo mi permette di costruire, lavorando su activity diagram gerarchici, dei comportamenti che in un activity diagram unico non potrei costruire, ad esempio l'uccisione selettiva di alcuni token e non di altri. Nel senso che se io in un diagramma normale arrivo alla terminazione, tutti i token che si sono parallelizzati vengono distrutti. Se invece la stessa operazione la faccio dentro un'attività complessa, solamente i token di quell'attività verranno distrutti, mentre gli altri che stanno nel processo principale no. Quindi ci permette di fare queste cose. Vabbè, poi in realtà a livello intuitivo avevamo già usato il nodo di scelta per costruire dei cicli, non solamente delle scelte e delle alternative. Qui solo per richiamare che un ciclo può essere costruito in modo da eseguire una certa serie di azioni e poi eventualmente ripeterle. Però vedete qua, vedete che all'inizio c'è un nodo di fusione, un merge, perché entrano due frecce e ne esce una sola, qua in alto, rispetto a una scelta che invece avviene dopo. Quindi, se seguo le frecce, io sono sicuro che questa parte del processo viene eseguita sempre almeno una volta, un ciclo do repeat, se parliamo di C. E poi, dopo che l'ho eseguito almeno una volta, mi chiedo se sia necessario eseguirlo ancora, ulteriori volte. Quindi in questo caso io ho la scelta dopo l'iterazione. E poi ho il nodo, diciamo, di merge che non serve altro che a ricongiungere i due flussi. Un altro modo di costruire un ciclo, adesso qua non stiamo a vedere l'animazione. Un altro modo di costruire un ciclo è quello di avere la scelta all'inizio. Quindi mi chiedo se sia il caso di ripetere quella parte di processo ancora prima di averla eseguita per la prima volta. Quindi ripetere in questo caso è un termine che non si applicherebbe molto, perché non l'ho ancora fatta, quindi come faccio a ripeterla? Però cosa succede qui? Che se io arrivo in questo blocco di scelta, questo in realtà è un rombo che svolge una duplice funzione. Vedete che entrano due frecce ma ne escono due. Allora, entrare due frecce si
implica la funzione normale del merge, ok? I vari percorsi, i vari tornei che possono arrivare dalle varie parti proseguono, vengono uniti e proseguiranno. Normalmente finiamo la frase dicendo proseguiranno su un unico percorso di uscita. Qui in questo caso di percorso di uscita ce ne sono due, ma non importa perché ciascuno ha la sua guardia, la sua condizione di guardia, per cui il token saprà esattamente se uscire di qui oppure di là. Cioè le uscite sono due, ma il token quando arriva esce solamente da una parte, è la sola uscita tra le due che è la guardia vera, che è la cui condizione di guardia è soddisfatta dal punto di vista booleano. La differenza tra questo e appunto, il processo precedente è che può darsi che questa parte di processo non venga mai eseguita, nel caso in cui la condizione di guardia dica già fin dall'inizio che non ci sono elementi. Quindi se io metto la scelta in testa, prevedo il fatto che questa parte di processo possa essere eseguita 0 volte, oppure una volta, oppure due, oppure tre, oppure quattro, quante voglio. Mentre invece nel caso precedente in cui la scelta la metto in fondo, ecco, per arrivare al nodo di scelta devo essere passato dal processo almeno una volta. Quindi la vera differenza è che questa parte garantisce che queste azioni vengano eseguite almeno una volta. Ovviamente a seconda dei casi ci serve l'uno oppure l'altro, diciamo così, sono modi di modellare i costrutti di ripetizione che ci sono in tutti i linguaggi di programmazione. Questo è più simile al while che si usa, while or for che si usano in C, in Java, nei vari linguaggi di programmazione. Noi cercheremo di limitarci a queste due tipologie di cicli, che sono cicli di tipo strutturato. Che senso strutturato? Nel senso che hanno comunque un punto d'ingresso, prima di cominciare a ripetere, o prima di cominciare a fare il ciclo, ho una freccia sola, poi dentro posso fare il diavolo a 4, posso fare cose più complicate, ma alla fine ho una sola via d'uscita. Idealmente potrei disegnare un rettangolo qui intorno e dire che questo ciclo lo posso mettere e spostare in un'attività complessa, non importa. Tanto posso identificare precisamente il punto in cui un token entra e identificare precisamente il punto in cui lo stesso token esce. E la stessa cosa vale qui. Chiaramente i punti di taglio sono qua sopra e qua sotto. Quindi ogni volta che posso racchiudere un'intera porzione di diagramma in un rettangolo che corrisponderà, o potrebbe corrispondere, almeno concettualmente, a un'attività complessa, cioè una cosa che ha un punto di inizio solo e un punto di fine solo e non ha altri ingressi intermedi e non ha altre uscite intermedie, allora questo mantiene la proprietà strutturata del diagramma. Questa è una proprietà che vogliamo mantenere noi, nel senso che nulla ci vieta di disegnare dei diagrammi in cui ci siano frecce di tutti i tipi. Vedete che qua ad esempio c'è un ciclo. Si riconosce un ciclo perché ho comunque in un flusso che genericamente si sposta da sinistra verso destra ho una freccia che torna indietro da destra verso sinistra. Quindi alcuni blocchi possono essere ripetuti più volte. Però se ci chiedessero, se ci chiedessimo dove inizia, dove finisce questo ciclo, non sarebbe facile, no? Da capire. Nel senso che finisce probabilmente qui. Ma non è neanche vero perché a volte se io ripeto potrei uscire da quest'altra strada. Quindi in realtà ho un'uscita dal ciclo di qua, ma ne ho anche un'altra di qua. E l'inizio, dove inizia il ciclo, inizia da questo punto, dal blocco C? Ma forse no, perché magari dal punto B riesco a entrare comunque a metà di quello che compone il ciclo. Questo per dirci che nel caso in cui non seguiamo queste regole, non possiamo più dire dove inizia e dove finisce un ciclo. Non possiamo più delimitare, non possiamo neanche più parlare in termini di ciclo. È una struttura arbitraria, a me viene da dire caotica, quasi, in cui vabbè, valgono e continuano a valere le regole del token. Cioè, il token sa sempre cosa fare. Siamo noi che abbiamo difficoltà a leggere questi tipi di diagrammi che non sono strutturati perché non ci danno un appiglio logico di cosa sta succedendo. Stiamo andando a considerare tanti casi particolari. Allora, se sono nell'azione di
ma però questa azione Z posso farla dopo B oppure dopo C, ma C in realtà posso averla già fatta altre volte in passato oppure no, mentre B potrei averla fatta una volta sola al massimo, forse, se non sono passato da A. Tutto questo pensando, devo capire cosa fa D. Capite che mi complica dal punto di vista cognitivo, no? La capacità di riuscire a capire cosa fa questo sistema. Quindi quando possiamo, e i teoremi che hanno dimostrato i teorici dicono che è sempre possibile, cerchiamo di ricondurci sempre ai casi strutturati. If merge, for join, ciclo con la scelta all'inizio, quindi ciclo tipo while, ciclo con la scelta al fondo, quindi ciclo di tipo do while. Questi sono i quattro costrutti principali. Quando dobbiamo deviare da questi quattro costrutti per problemi particolari, ad esempio il problema del timeout della volta scorsa, dovevamo un fork ma non c'era il join, ecco, quando dobbiamo deviare da queste scelte che ci costringono in qualche modo a fare dei diagrammi non strutturati, per la nostra salute mentale, come minimo, queste parti non strutturate mettiamole dentro un'attività complessa. Dentro una complex activity, così sì, c'è una parte nel processo generale è strutturato, poi dopo c'è un'activity complessa che però magari sarà piccola, limitata, questa non è strutturata, ma almeno la capiamo perché è fatta solo di pochi blocchi e non ci complica la comprensione del processo nel suo complesso. Ok? Quindi la regola che ci diamo è il più possibile strutturato, quando non deve essere strutturato perché ci serve per modellare qualcosa, lo facciamolo dentro un'attività complessa dove i panni sporchi li teniamo nascosti. Ok, parlando di attività complesse e quindi di token di livello sottostante che dobbiamo creare e distruggere, c'è un nodo, è quello che abbiamo appunto accennato martedì nell'ultimo minuto, che non abbiamo ancora trattato, che è il nodo cosiddetto di terminazione implicita, cioè un altro modo di terminare un token. Un nodo di terminazione implicita si rappresenta in questo modo, si rappresenta con un cerchio con la croce dentro. È un nodo che, quando raggiunto dal token, termina quel token e basta. Quindi assorbe il token che gli viene consegnato. A differenza del nodo di terminazione generale, quello del doppio cerchio, che quando viene raggiunto da almeno un token termina l'intera activity e quindi con sé si porta dietro, uccidendo e distruggendo di tutti i token che ci sono, che eventualmente possono ancora in giro, questo nodo di terminazione implicita termina solamente il token che arriva a lui. Quindi in questo caso cosa succede? Che io ho un token iniziale che viene generato, viene eseguita l'azione A, a valle dell'azione A ho un normale fork e avrò due token. Questi due token, come in tutti i fork, scenderanno da questo momento in avanti indipendentemente da quello che trae. Quando uno di questi due arriverà al nodo di terminazione, verrà semplicemente eliminato. Ma l'altro rimane, quindi questa activity non è finita, c'è ancora del lavoro da fare. In questo caso è quasi come se ci fosse un join al fondo, per dire guarda, quando tutto è finito, allora l'attività può essere finita, ma finché c'è almeno un token in giro, l'attività prosegue. Mi serve per distruggere selettivamente alcuni token che non mi possono servire. L'alternativa è ovviamente quella che, se io avessi un nodo di terminazione esplicita, quello che abbiamo chiamato proprio finora nodo di terminazione e basta, nel momento in cui questo, rivediamo il disegno, viene raggiunto, anche l'altro token scompare. Quindi la regola è molto semplice. Se un token raggiunge il nodo di terminazione, tutti i token vengono distrutti, quindi l'attività è finita. Se era l'attività principale, è finita e basta. Se era l'attività secondaria, cioè
l'interno di attività complessa, il controllo del token ritorna al processo principale. Se invece raggiungo un nodo di terminazione implicita, mi distrutto quel token, se quello è l'ultimo token rimasto, allora l'attività finisce, se invece ce ne sono altri in giro, l'attività è ancora attiva, ancora viva. Allora, questo tipo di nodo ci serve per costruire, per modellare dei costrutti un po' più complessi. Ad esempio, i casi in cui ci siano azioni diverse che sono alternative tra di loro, entrambe lecite, ma la cui scelta non dipenda dal sistema, ma dipende dall'utente. A me viene in mente quello che succede su molti sistemi di login a due fattori, no? O sistemi di... un esempio concreto, nella banca che uso io per fare bonifici, no? Quando tu inserisci un bonifico poi ti manda un codice sul cellulare. Okay. Tu hai due possibilità quando hai questo codice. O lo inserisci sul sito, hai ancora la pagina aperta in cui hai fatto il bonifico, c'è una casellina in cui dici inseriscimi il codice che hai ricevuto via sms, è un modo, oppure rispondi a quell'sms inoltrando un certo indirizzo. Ok? Allora, cosa succede? Succede che io posso immaginare un'azione che è inserisci il bonifico, poi questa, il diagramma ad esempio non c'è, ci sarà un segnale inviato del tipo invia sms, un signal sending, e a quel punto possono succedere una di due cose. O l'utente, perché è comodo così, digita il numero nella casella di testo, oppure l'utente, perché è comodo così sempre, invia il messaggio sms all'indirizzo che viene proposto. Entrambe queste alternative sono lecite, e il sistema informativo non ha modo di sapere quale delle due l'utente sceglierà. Quindi non posso usarlo come un nodo di scelta. Un nodo di scelta è un nodo che abilita l'una oppure l'altra attività sapendo già prima quale delle due abilità. A quel punto io dovrei chiedere all'utente, caro utente, preferisci inserire il codicillo o mandarmi un sms? Lui me lo dice e allora io abilito solo l'una o l'altra. Ma è chiaramente pesante per l'utente, è abbastanza antipatico, e quindi lasciamo l'utente la scelta. Questo è il modo più semplice per modellare, un fork senza join, incluso dentro un'attività complessa. Quindi l'alternativa 1 sarà inserisci il codice, l'alternativa 2 sarà invia l'SMS. Anzi, dal punto di vista del sistema informativo, sarebbe una ricezione di segnale ricevo da SMS. Entrambe, visto il fork davanti, entrambe sono abilitate. Entrambe hanno un loro token pronto. Quindi l'utente, il token rimane in attesa tempo indefinito finché l'utente non compie l'azione prevista. Quando l'utente abbia compiuto l'una o l'altra azione, allora il token arriva in fondo e questa sottoattività, il discriminator, muore, finisce. Quindi vorrà dire che nella pratica normale delle due alternative ne verrà eseguita una sola. Ma sulla base di una scelta dell'utente, è una scelta che il sistema informativo non può conoscere a priori. Quindi deve predisporsi per tutte le alternative. Poi in realtà il processo prosegue tranquillo. Nel senso che io l'abbia inserito nel modo 1, nel modo 2, alla fine sempre il codice ho inserito, dovrò controllare se è giusto ovviamente, ma
a stadio adulto poi proseguo, non ho più memoria, non ho più bisogno di ricordarmi, di sapere come avevo inserito il codice, quale alternativa avevo preso. E quindi in qualche modo questi due flussi alternativi di esecuzione si devono unire in uno solo. Io faccio questo in un sottoprocesso e non lo faccio direttamente qua, io metto tutto un for davanti e un rombo sotto per riunire le due linee. Però se, facendo così avrei avuto sempre il token ancora vivo e a rischio di ripartire. Mentre invece facendo così sono sicuro che quando questo, io genero dei token in più per gestire la scelta dell'utente, ma sono sicuro che poi questi token in più vengono tutti messi a posto, cancellati, eliminati e il processo principale prosegue solo col suo token principale. Quindi questi sono un pochino il modo di lavorare che cerchiamo di darci. Quando abbiamo dei comportamenti strani, li nascondiamo, li spostiamo in un sottoprocesso dove lì effettivamente andiamo a fare la punta fine a come si comporta il token e ci ragioniamo bene su singoli casi, mentre invece nel processo principale cerchiamo di mantenere un flusso o sequenziale o parallelo o cicli o scelte, ma facile da leggere, no? che non porti ambiguità. Sì, dimmi. Con un rombo? No, non posso. Almeno, sintaticamente, questo nodo dovrebbe avere una freccia sola che entra. Per cui se volessi avere un nodo di terminazione solo, ci dovrei mettere il rombo davanti per riunire i flussi. Sarebbe la stessa cosa. Vabbè, questo... Lasciamo perdere l'animazione, scusate, tanto direi che... questo era un caso in cui abbiamo detto l'utente sceglierà quale azioni compiere, entrambe sono possibili, ma poi il processo prosegue in entrambi i casi come se nulla fosse stato. Cioè, ci sono invece dei casi in cui al resto del processo interessa sapere quale è stata compiuta. Quale scelta è stata compiuta? Quale evento è avvenuto? Immaginate, provo a cambiare esempio, un sistema di allarme. Un sistema di allarme che a un certo punto viene attivato e poi lui si mette in ascolto, il sistema di monitoraggio, che deve controllare che tutti i sistemi, i sottosistemi all'interno del sistema informativo, del mio centro di calcolo, quello che volete, funzionino tutti correttamente. E i sistemi sono impostati in modo da inviare magari un allarme, un messaggio, un segnale, una notifica di qualche tipo al sistema informativo qualora ci sia qualcosa che non va bene. Allora, il sistema informativo si deve predisporre anche qua a ricevere informazioni da più fonti, fin tanto che non riceve informazioni da nessuno, lui se ne può stare tranquillo, non ha nulla da fare. Quando riceve informazioni da qualcuno, deve andare avanti e compiere un'azione. Azione che magari dipende da quale segnale ha ricevuto, da quale informazione ha ricevuto. Qui non è molto diverso come concetto rispetto a prima. Ci sono due differenze. Una è che prima ipotizzavamo che l'utente dovesse scegliere tra più alternative in modo non noto a priori al sistema informativo. Qui invece stiamo pensando che questa, chiamiamola non determinismo, no, nel senso che la mancata conoscenza di quale sarà l'azione che mi fa andare avanti, non sia dovuta all'utente, ma sia dovuta ad altri sistemi. Ma qui è modellato come una ricezione di un segnale e la ricezione di segnali abbiamo imparato a dire i segnali provengono da altri sistemi informativi, arrivano in automatico, non c'è l'utente dietro che ti manda il segnale. L'activity coinvolge l'utente, la ricezione di segnali non coinvolge l'utente, coinvolge solamente la comunicazione tra sistemi diversi.
Allora io mi predispongo a ricevere segnali diversi da sistemi diversi. Quindi rimango qua bloccato finché almeno uno di questi segnali non viene ricevuto. Se viene ricevuto almeno uno, allora con questo trucco di uccidere il token mi sblocco e vado avanti. In questo caso, dopo lo sblocco, ho ipotizzato che il token potesse proseguire su strade diverse per gestire, diciamo, l'emergenza, la segnalazione che è arrivata. Io potrei gestire l'emergenza del segnale 1 già direttamente qui. E l'emergenza del segnale 2 già direttamente qui. Ma preferisco farlo fuori dal processo proprio per lasciare la parte non strutturata la più piccola possibile. Quindi dico, qua ricevo un qualche segnale. La ricezione di segnale non fa elaborazione, riceve e basta. Non è un action che fa delle cose. E subito dopo averlo ricevuto, quindi quando esco da qua, per come è strutturato il sottoprocesso, la sottoattività, quando esco da qua sotto, sono sicuro che ho ricevuto un segnale. Quale? Quello 1 o quello 2? Beh, a seconda di quello che ho ricevuto, proseguo in modo diverso. E quindi qua effettivamente svolgo delle operazioni, che potranno essere operazioni automatiche, quindi in cui ci sarà scritto il sistema informativo fa delle cose, oppure potrebbero essere operazioni che coinvolgono l'utente, per cui un utente a quel punto deve prendere delle scelte perché è successa una certa cosa. Quindi questo succede se io rimango in attesa di vari eventi che possono verificarsi, questi eventi mi vengono comunicati in automatico, cioè senza coinvolgimento dell'utente, ma poi in funzione di quale evento ho ricevuto ovviamente dovrò fare cose diverse. Se non dovessi fare cose diverse sotto, quindi se dovessi proseguire in modo lineare, allora qua non sarebbe necessario creare questo castello, basterebbe mettere un segnale di ricezione evento del tipo un qualunque segnale, quindi aspetta almeno un segnale e poi vai avanti. Sono esempi, no? Casi particolari che si possono verificare, che noi costruiamo usando, andiamo avanti, usando i costrutti soliti. Ok, questi, diciamo così, concludono i costrutti che possiamo usare per modellare i processi. Allora, io proverei a mettere alla prova questi costrutti, ma anche noi stessi, un esercizio diverso che ci dia anche un pochino più spazio per vedere questi meccanismi di parallelismo, di scambi di segnali, eccetera. E lo usiamo anche come pretesto per provare a fare insieme la modellazione concettuale di processo di questa cosa. Allora, come sempre, io vado a prendere i temi d'esame, sono già pronti. E proviamo a vedere insieme questo esercizio. Allora, qui parla di servizi di trasporto persone alternativi ai taxi, come il famoso Uber. Noi facciamo un servizio più semplice che si chiama Tuber. Torino, Uber, oppure Tuber come patata, vedete voi. Scegliete voi che interpretazione darvi. Quindi la società Tuber, che noi stiamo di cui stiamo progettando il sistema informativo, si offre come intermediario tra due categorie di utenti, i guidatori e i passeggeri. Allora, cercate di tenere due finestre aperte in mente, ok? Mentre leggiamo questo. In una finestra mentale cominciamo a raccogliere le informazioni che ci serviranno per il modello concettuale, cioè quali sono i concetti principali, e nell'altra le informazioni di processo.
man mano che leggiamo dobbiamo allenarci, abituarci a dire beh, questa è un'informazione che va di qua, questa è un'informazione che va di là. Ok? La società Tuber si offre come intermediario tra due categorie di utenti, i guidatori e i passeggeri. L'unica informazione che rimane, che mi rimane in testa è ci sono i guidatori, ci sono i passeggeri. Il resto è fuffa. Si pone come intermediario, sarà all'avanguardia, non vuol dire niente. Ci sono i guidatori, ci sono i passeggeri dal punto di vista del sistema informativo. La società Tuber non è un concetto da rappresentare nel sistema informativo, perché costituisce il contesto generale in cui il sistema informativo è costruito, quindi è il contenitore. Come se facesse il sistema informativo del Politecnico, non c'è una classe che si chiama Politecnico. È implicita, è il contesto, è il mondo in cui vivo. Quindi guidatori, passeggeri, proviamo a mettere grassetto, ammesso che si veda la differenza. Un guidatore è un privato registrato nel sistema con tutti i propri dati personali, proprietario di un'auto, di cui, manca un pezzo, scusate, lo riduco un pochino, di cui ha fornito gli estremi dell'auto, targa, assicurazione, eccetera. Quindi, guidatore è un privato, non mi dice nulla, registrato nel sistema non mi dice nulla, se non che mi conferma che dovrà esistere una classe che rappresenta i guidatori. Con tutti i dati personali mi sta parlando di attributi che questa classe deve avere. Proprietario di un'auto di cui ho fornito gli estremi. Quindi io ho delle informazioni a proposito del guidatore che sono in realtà relative alla sua auto. Poi decideremo se auto dovrà essere una classe oppure un attributo semplicemente di guidatore. Quindi fino a qua stiamo parlando di concetti. Non abbiamo ancora detto cosa fa il guidatore. Beh, magari guida dal nome, ma non è ancora stato spiegato. Quindi informazioni di processo non ne abbiamo ancora. Ciascun guidatore è dotato di un'applicazione sul proprio smartphone, attraverso la quale può dichiarare in ogni istante la propria disponibilità al trasporto. Allora, qui ci sono parti che non servono, poi c'è un elemento di dati e un elemento di processo. Allora, ciascun guidatore dotato di un'applicazione sul proprio smartphone non ci serve. No, non va a finire, né lo smartphone di sicuro non lo metto nel modello concettuale. Ci servirà, non dico che siano così inutili, che non servono né al modello concettuale né al modello di processo, serviranno sicuramente poi al modello di interfaccia utente queste informazioni. Ma abbiamo solo due finestre aperte per ora, non ci sono ancora le altre. Però c'è scritto che attraverso la quale il guidatore può dichiarare la propria disponibilità al trasporto in ogni istante. Allora questa è innanzitutto un'informazione di processo. È una cosa che il guidatore può fare. In qualunque momento, in ogni istante c'è scritto, il guidatore può decidere, adesso sono disponibile. E poi dopo mezz'ora può decidere, adesso non sono più disponibile. È sua libera scelta. Ok? Informazione di processo, una cosa che il guidatore come persona può fare. Questa cosa sarà associata anche a un aspetto di modellazione concettuale, perché io devo poter sapere in ogni istante se un determinato guidatore è disponibile o no. Le azioni non sono azioni se non lasciano traccia nel sistema. Quindi avere un'azione, un bel bottone grande, verde così, in cui il guidatore dice sono disponibile, e poi questa informazione del fatto che lui sia disponibile, se non va a finire nel modello concettuale, viene persa. E quindi non serve a nulla. Quindi questa frase è una frase che descrive soprattutto un processo, ma anche implica un'informazione in più a carico del guidatore.
Quindi le informazioni sul guidatore dovranno includere la sua disponibilità attuale. Sì o no? Io ho forzato la frase, ho detto le informazioni sul guidatore dovranno avere quell'attributo. Perché se stiamo parlando contemporaneamente del modello di processo e modello concettuale, dobbiamo sempre ricordarci che nel modello di processo, quando parlo di guidatore, parlo di una persona fisica che è responsabile di un'azione, di compiere un'azione. Quando parlo di modello di processo, se dico guidatore, quando parlo di modello concettuale, invece, se dico guidatore, sto dicendo le informazioni a proposito del guidatore, note al sistema informativo. Non confondiamo mai le due cose. Quando il guidatore è disponibile, può ricevere delle richieste di trasporto da un qualsiasi passeggero, il quale richiede di essere trasportato dalla sua posizione attuale ad un indirizzo specificato. Poi c'è un inciso che dice che la posizione attuale sarà diversa, ma auspicabilmente vicina alla posizione attuale del guidatore. Il guidatore può accettare o rifiutare la richiesta. Se la richiesta viene accettata, il guidatore si reca all'indirizzo dove si trova il passeggero, lo carica segnalandolo all'applicazione, lo trasporta e lo lascia all'indirizzo di destinazione, confermando il termine del trasporto tramite l'applicazione. Allora, questo lo vedete tutto insieme perché descrive le modalità di trasporto. Quindi descrive principalmente il processo. Processo che coinvolge il guidatore, purché sia disponibile, la disponibilità è un attributo del guidatore, può ricevere delle richieste di trasporto. Una richiesta di trasporto proviene da un passeggero. Allora qui abbiamo un concetto in più, richiesta di trasporto, che prima non c'era. Avevamo guidatore, forse l'auto, come classi, e avevamo il passeggero. Qua in più abbiamo richiesta di trasporto. Che è una cosa che proviene da un passeggero, è relativa a un indirizzo di destinazione e può essere preso in carico da un guidatore. Quindi ha degli attributi, perché si trasporta da dove a dove. Ha delle relazioni, chi è il passeggero e chi sarà il guidatore. E ha una sua evoluzione. Qui parla sempre di richiesta, richiesta, eccetera. Il guidatore può accettare o rifiutare la richiesta. Quindi, il guidatore innanzitutto può essere disponibile o no. Se non è disponibile, non riceve neppure richieste. Se è disponibile, riceve la richiesta e può dire no o sì. Perché magari in quel momento gli fa comodo o non gli fa comodo andare in quell'indirizzo. E questo è il processo così come è visto dal guidatore. Poi il testo prosegue a parlare invece di che cosa fanno i passeggeri. Dal lato opposto, i passeggeri sono dei privati che hanno scaricato un'apposita applicazione per smartphone ed hanno fornito alcuni minimi dati personali. Ecco, il guidatore deve essere noto al sistema, registrato, lo conosce la patente, il conto corrente, eccetera, perché è il fornitore del sistema. Il cliente non ha bisogno di registrarsi con 12.000 dati. L'importante è che paghi la corsa, poi non mi importa neppure sapere chi sia. Ciascun passeggero può in ogni momento richiedere un trasporto. È quello di prima, no? Indicando l'indirizzo di destinazione. Quello di partenza viene rilevato automaticamente dall'applicazione. L'ha già detto, l'abbiamo già detto prima, è la stessa cosa. Solo che qua è vista, raccontata dal punto di vista dell'utente, passeggero. Il sistema cercherà il guidatore disponibile più vicino
e segnalerà al passeggero che servizio è stato preso in carico. Quindi dirà al passeggero, lui dice, io voglio andare in Piazza Vittorio, prenota, sarà un bottone così, e il sistema dopo un po' gli dirà, ok, il tuo trasporto è stato accettato, arriverà qualcuno a prenderti. Nel caso in cui il primo guidatore non accetti il servizio, si passerà al successivo più vicino e così via. Automaticamente direi. Cioè l'utente non ha neanche bisogno di sapere questo è rifiutato, questo è rifiutato, questo è rifiutato. All'utente importa solo sapere che qualcuno ha preso in carico il suo servizio. Al termine di ogni viaggio il passeggero deve esprimere un giudizio sul guidatore, poiché i guidatori con giudizi troppo bassi vengono periodicamente espulsi dal sistema. Quindi alla fine della corsa dai il voto a chi ti ha trasportato. Rimane ancora un elemento, quindi questo non descrive un altro processo, dà informazioni in più sullo stesso processo che abbiamo descritto prima. Mentre prima vedevamo che cosa faceva e che cosa vedeva il guidatore, qui vediamo che cosa fa e che cosa vede il passeggero. Ma la richiesta di trasporto è sempre la stessa. Poi in realtà qua nell'ultima frase la cosa diventa un pochino più complessa perché mette insieme nella stessa frase due processi diversi. Uno è quello di votazione, esprimere un giudizio, che è il momento finale del viaggio. L'altro è periodicamente espulsi dal sistema. Qui si dice che c'è qualche altro meccanismo che però non avviene in sincrono col viaggio, non è che se ti do 3 su 10 automaticamente tu sei fuori. No, se alla fine del mese facciamo la media e vediamo che tu hai ricevuto voti bassi, allora ti mandiamo una letterina. Allora questo avviene su scale di tempi diverse e quindi saranno processi diversi, con token diversi. Ecco, rimane fuori dal processo la parte economica, non l'abbiamo ancora detta. Allora come funziona? Qui, se non leggessimo ancora sotto possiamo immaginare tanti modi diversi, cioè io ti pago in contanti oppure io pago l'applicazione, il servizio poi riconosce all'autista. Oppure ho un conto prepagato, non lo so. Adesso leggiamo cosa dice. Dice che il costo del tragitto viene calcolato automaticamente dall'applicazione, la quale compie una stima iniziale sulla base della distanza da percorrere. Cioè all'inizio, quando dici voglio andare in Piazza Vittorio, e dice il costo indicativo sarà di 8 euro. E un valore finale, quello definitivo, sulla base dell'effettivo percorso, quindi il chilometro che ha fatto, e del tempo trascorso, perché poi magari c'è traffico e quindi giustamente quella corsa costa di più. Alle 8 del mattino nel traffico costa di più che alle 2 del pomeriggio dove non c'è traffico. Qui non c'è scritto, magari dipende anche da altri fattori, se la corsa è tra di notte magari c'è un supplemento notturno. Sappiamo che però dal punto di vista del processo sono informazioni, calcoli che vengono fatti dall'applicazione. Quale? Che ce ne sono due, quello del guidatore e quello del passeggero. Fa lo stesso, sarà il sistema informativo che fa il calcolo e poi le due applicazioni le fanno vedere a entrambi, ovviamente, un dato relativo al trasporto. L'importo viene addebitato automaticamente dalla carta di credito del passeggero. Ah, ecco, l'unica cosa vera che dobbiamo conoscere del passeggero, la quale ovviamente è stata fornita in fase di registrazione. E poi viene accreditato a fine mese al guidatore, al netto ovviamente di una tassa di servizio, cioè che è il guadagno del nostro Uber, che si prende l'X% su ogni transazione. Ok? Allora, il modello concettuale di questa cosa è abbastanza semplice.
ci impareremo un paio di cose nel costruirlo, il modello di processo richiede un pochino più di essere pensato, perché abbiamo token diversi che in qualche modo devono convivere. Ci tuffiamo? Allora, iniziamo subito a creare un diagramma delle classi e a mettere in bella le chiacchiere che abbiamo fatto. C'è una classe guidatore, c'è una classe passeggero. C'è una frase che dice, il guidatore è un privato, il passeggero è un privato. Eh? Ricordate il libro di Praga, che diceva anch'io. Allora, vuol dire che dobbiamo creare una classe privato, privato cittadino, di cui guidatore e passeggero siano dei casi particolari, delle specializzazioni? La domanda è lecita, la risposta deve essere pragmatica, ci serve? No, perché non saprei cosa metterci in quella classe privata, non saprei quella relazione farli lavorare, perché guidatore e passeggero fanno cose talmente diverse, forse l'unica cosa in comune che c'è è il nome, ma avere una superclasse solamente per avere un attributo comune che è nome, che tra l'altro è un attributo poco importante, poi che si chiami Giuseppe, che si chiami Antonio, non cambia per nulla il processo. Quindi in questo caso ha senso chiederselo, ma ci rispondiamo, non serve, non è necessario. Sì, è vero che concettualmente sono parte di... ma per principio, no, ci siamo dati anche dei principi di qualità dei diagrammi, uno dei principi è la minimalità, cioè non mettiamo cose che non... servono, che possono essere cancellate senza ridurre l'informazione presente. In questo caso non dava nessuna informazione in più utile. Poi c'era auto. Allora auto io lo potrei mettere qua, che deve essere posseduta dal guidatore, ovviamente non dal passeggero. E ovviamente c'è una relazione tra guidatore e automobile. Allora, quali attributi, poi vediamo il trasporto, vediamo la parte statica. Questa parte del diagramma, fatemela chiamare statica, perché cambia molto lentamente. Quando è che cambiano le informazioni, cioè le istanze di queste classi? Eh beh, quando si iscrivono nuovi utenti. O alcuni guidatori cambiano macchina. Quindi, nella giornata, possiamo immaginare che questi dati siano pressoché costanti. Diversa è poi una parte del diagramma che invece è più dinamica, che è quella relativa ai trasporti, alle corse, alle richieste. Allora lì ne possono avvenire anche molte al minuto. No? In molti sistemi si riescono un po' a separare così queste parti. C'è una parte, diciamo, di anagrafica, chi sono gli utenti, cosa fanno, dove sono, che sì, può cambiare, non è che sia congelata nella pietra, ma cambia molto lentamente, sono processi lenti. E poi c'è una parte dinamica che è la vera erogazione del servizio, la parte operativa. Quindi la parte statica mi sembra che dovrebbe essere sufficiente questa. Andiamo solo ad aggiungere gli attributi. Allora, guidatore, vabbè, diciamo che ha il nome. Poi cosa devo conoscere? Devo conoscere
devo poter accreditare qualche cosa al guidatore, quindi devo conoscere le sue coordinate bancarie, il suo IBAN. Dovrò conoscere, se devo pagarlo dovrò conoscere il codice fiscale. E poi devo conoscere due informazioni, queste sono informazioni che non cambiano praticamente mai. Poi ho due informazioni in più che invece cambiano in continuazione. Quali sono? Una è la posizione. E dico coordinate, GPS o qualcosa di questo genere. E l'altra è la disponibilità, che è booleano, sì o no. Cioè io devo sapere il guidatore dov'è. E devo sapere se in quel momento è disponibile o no. Questo è il sistema informativo del mio tuple, no? Che starà da qualche parte. Immaginatevi l'app sul cellulare del guidatore che in continuazione informa il sistema informativo dicendogli dove si trova il guidatore. In modo che, una volta al minuto, giù di lì, in modo che il sistema informativo sia sempre aggiornato sulla posizione dei propri guidatori. Te li vedi sulla mappa se vuoi, adesso qui la parte di mappa non c'è nel nostro testo descritto. Ma il sistema deve sapere in un istante dove sono tutti i guidatori, perlomeno quelli che in quel momento sono disponibili. Se non sono più disponibile, mi sembra, diciamo, come minimo rispettoso che le mie coordinate non vengano più trasmesse. Questa posizione, per dirne una, non è citata da nessuna parte. In qualche modo la capiamo perché qui dice, sì, no, la parla quella posizione attuale del guidatore in qualche modo, ma perché dice il guidatore è disponibile più vicino. Per implementare questa frase, che hanno chiesto il processo, cioè a questo punto dimmi qual è il guidatore disponibile più vicino, e vuol dire che di ciascun guidatore devo conoscere o saper calcolare la disponibilità e la distanza dalla mia posizione attuale. E di conseguenza devo avere questi dati. Sul passeggero invece che cosa devo sapere? Devo sapere, proprio per cortesia gli chiedo il nome, anche se non mi serve, gli chiederò la carta di credito, e ovviamente dovrò sapere la sua posizione. Non mi sembra che mi serva sapere di più. La sua posizione la uso per calcolare la distanza, per capire qual è il guidatore più vicino, e la posizione la dirò al guidatore per dire vai a prenderlo lì. Ok? Vabbè, l'auto avrà una targa, un modello, se vogliamo. Ho dimenticato qualcosa? La destinazione. Allora, la destinazione fa parte di passeggero o di guidatore? Allora, diciamola tutta la frase. La destinazione di cosa? Del viaggio, della richiesta, del trasporto. Quella fa parte delle informazioni legate al singolo viaggio, al singolo trasporto.
mentre la posizione del passeggero è una posizione sua intrinseca, nel caso del viaggio, cioè la destinazione è la destinazione di un viaggio, non è legata al passeggero. Il passeggero nel momento in cui non fa la richiesta non ha nessuna destinazione sua, no? Quindi adesso iniziamo allora a modellare la vera parte di trasporto, dove allora, leggendo il testo mi sono venute in mente due cose, due classi. Richiesta di trasporto e il viaggio vero e proprio. Cioè, ci sono alcune informazioni che forniscono, che sono, diciamo, relative alla fase della richiesta. Poi nel momento in cui questa richiesta viene accettata, viene soddisfatta, allora non è più una richiesta, è un viaggio vero e proprio. E allora se il viaggio viene effettuato ci saranno altre informazioni che sono relative al viaggio. Proviamo a modellarlo così e alla fine ci chiederemo se è meglio così oppure se è meglio mettere una classe unica, potremmo chiamarla trasporto, che comprende tutte le informazioni relative alla fase di richiesta o alla fase di viaggio, e ci chiederemo quale sarà il criterio per decidere se sono separate o unite. Partiamo così che è più semplice. Allora, la richiesta di trasporto è fatta da un passeggero, sicuramente. Nasce perché un passeggero fa delle cose. Quindi ho bisogno dell'informazione su chi ha richiesto il trasporto. Il primo che mi dice che questa relazione vuol dire che il passeggero richiede il trasporto viene messo fuori in un giorno di pioggia. Okay? Non, più violento di così non riesco ad essere. Questo non c'è scritto che il passeggero fa una richiesta di trasporto. Qui c'è scritto che la richiesta di trasporto tra le sue informazioni ha l'informazione di quale sia il passeggero che ha bisogno di quel trasporto. E mi dite, ma non è la stessa cosa? No. Perché la richiesta di trasporto potrebbe essere arrivata da qualcun altro. In questo sistema no, ma stiamo parlando in generale di che cosa significa il modello. Magari la richiesta di trasporto viene generata dalla suocera del passeggero, o dall'azienda del passeggero, oppure lui ha un abbonamento, ogni mese deve andare lì, tutte le mattine alle 8 passano a prenderlo, può essere generato in automatico. Sono due domande molto diverse, dire chi ha fatto la richiesta, che magari può anche partire in automatico, è una, chi ha fatto la richiesta è una domanda di processo, chi è responsabile per quell'azione di creare una nuova richiesta? Che è molto diverso da dire, ok, una determinata richiesta, chi deve trasportare? In quella richiesta, chi devo trasportare? Qual è l'informazione che mi dice la persona che devo raccogliere? Questa è un'informazione. Lo so o non lo so? Se non lo so, la richiesta è incompleta. Se lo so, posso svolgere la richiesta. Occhio che qua sembra noioso, ma poi questi problemi purtroppo rischiano di essere tra i più frequenti a fine corso. Quindi, la richiesta di trasporto avviene ovviamente in un determinato istante, lasciamo data, non separiamo data da ora, dai. Perché poi cancellati. La data e ora, mettiamolo, risparmiamo spazio. Poi mi interesserà sicuramente la posizione di partenza e la posizione d'arrivo.
coordinato potrebbe essere indirizzo anziché coordinate, ma dipende se lo esprimiamo come via tal d'Italia oppure come numero di GPS. Il sistema, nel momento in cui facciamo una richiesta, che cosa mi dà anche? Mi dà anche il prezzo indicativo. Stima del prezzo, che è una currency, una valuta. Allora, nel momento in cui l'omino dice, il guida del passeggero, vuole prenotare un trasporto, genera, immaginatelo su carta, compila un modulo in cui c'è scritto chi sono io, qual è la data di adesso, dove sono, dove voglio andare. Il sistema calcola e dice, ma costerà 8 euro circa. Cardinalità? Vabbè, un passeggero potrà nella sua vita fare un numero arbitrario di richieste di trasporto, ogni richiesta di trasporto sarà relativa a un singolo passeggero. La richiesta di trasporto deve determinare univocamente il passeggero. Non è che dico, ma questa richiesta deve trasportare qualcuno, chi? Ma uno? Uno di tanti, no, quello. E quindi un 1 qua, come cardinalità. Perché ho messo la posizione di partenza? Qualcuno potrebbe dirmi, ma no, ma è ridondante quell'informazione, perché mi metti la posizione di partenza quando in realtà, avendo la relazione univoca col passeggero, puoi andare a leggere la posizione del passeggero? Perché il passeggero poi lo sposto, no? E quindi io fotografo la posizione di partenza alla posizione del passeggero nel momento in cui fa la richiesta. E quello è un dato che rimane lì fisso, non cambia più. Mentre invece la posizione del passeggero, no? Man mano che poi lo trasporto effettivamente cambierà. E se alla fine io devo fare i calcoli di quanto è stato lungo il viaggio, io devo sapere dove era lui prima, dove l'ho preso, no? E non dove è adesso. Quindi, per fare a scopo di ragionamento, se io mettessi qua il nome del passeggero, sarebbe sbagliato, sarebbe un'informazione ridondante, perché il nome del passeggero in qualunque momento, avendo le richieste di trasporto, ci posso risalire andando a vedere univocamente qual è il passeggero 1 qui, univocamente qual è il passeggero trasportato e vado a vedere qual è il suo nome, perché il nome non lo cambia. Dimmi. Il passeggero è una posizione indipendente. Ho capito quello che dice, ok. Allora, la mia risposta che stavo per dirti è il passeggero ha una posizione indipendentemente dal fatto che stia o non stia facendo una richiesta. Però può anche darsi che l'applicazione ti chieda determinata posizione solamente nel momento in cui fa la richiesta. Potrebbe anche essere inutile questo. Non dal punto di vista del modello, ma dal punto di vista del processo che con data non viene usato. È vero. È vero. Mentre invece quella del guidatore mi serve sempre, perché li voglio sempre aggiornati sulla mappa. Quella del passeggero non ha senso di essere tracciato. Comunque, fisico solo la frase di prima. Un attributo di tipo stringa è ridondante perché lo posso ricavare da quello del passeggero, perché sarà una costante per ogni passeggero, il nome. Mentre invece la posizione di partenza non è la posizione del passeggero, ma è la posizione che aveva il passeggero in un determinato istante. Ho fatto una fotografia e non la muovo più. Ok, poi questa richiesta di trasporto, io nel momento in cui la genero non conosco ancora il guidatore. Ma poi se effettivamente questo trasporto avviene, il guidatore lo devo trovare. Allora, il guidatore non è associato alla richiesta, ma piuttosto al viaggio.
Io decido di chiamare richiesta di trasporto tutto ciò che precede l'esecuzione del viaggio e viaggio tutte le informazioni che ho nel momento in cui sono sicuro che il trasporto avviene. E una richiesta di trasporto può trasformarsi in un viaggio. Oppure no. Cioè, magari non c'è nessuno disponibile, adesso nella descrizione del testo non c'era, ma poi modellando il processo ci sarà un caso in cui non c'è nessuno disponibile, cosa faccio allora? Allora, tra richiesta di trasporto e viaggio, che relazione c'è? Una relazione 1 da un lato e 0,1 dall'altra, se riesco a cliccare nel posto giusto. Cioè vuol dire che quando faccio un viaggio, di sicuro è relativo a una ben specifica richiesta di trasporto, una sola. E che una richiesta di trasporto può concretizzarsi o meno in un viaggio, se si concretizza ovviamente in un viaggio solo sarà. Può non concretizzarsi in nulla, oppure non essersi ancora concretizzata in nulla, perché ho fatto la richiesta ma non ho ancora passato intermedio in cui non ho ancora l'accettazione del guidatore, quindi quelle informazioni non le ho ancora. Se si concretizza non si può concretizzare in più di un viaggio, quindi non è che arriva in 8 a prendermi. Uno arriva. E del viaggio che cosa so? Beh, posso conoscere il guidatore, la richiesta viene accettata, il guidatore si reca all'indirizzo, lo carica segnalandolo all'applicazione. Quindi il guidatore deve dire a un certo punto cosa farà il guidatore. Prima di tutto vede una richiesta di viaggio e la accetta. Il fatto che il guidatore l'accetti, crea la classe viaggio, crea l'istanza della classe viaggio, che a questo punto chiude questa richiesta, la soddisfa. Poi, dopo un po', prenderà il passeggero e quindi deve dire l'ho preso, che non è contestuale, perché nel momento in cui l'accetta non è nella stessa posizione del passeggero, magari non è molto lontano, ma deve fare un viaggio. Quindi il sistema vuole sapere se tu l'hai preso o no. Quando dici accetto, il sistema presuppone che tu stia partendo per andare a prenderlo. Poi a un certo punto mi confermi che l'hai preso. Allora, io devo, per questo viaggio, devo sapere se siamo nella fase in cui il passeggero non è ancora stato preso, cioè sto andando a prenderlo, oppure ce l'ho a bordo e lo sto trasportando. Questa informazione la posso codificare in modi diversi. Il modo più semplice potrebbe essere una variabile booleana, preso sì, preso no, oppure se vogliamo, tanto ci costa niente, registrarsi anche quando l'hai preso. Quindi, ora di presa del passeggero. Ovviamente se questo dato non c'è, è zero, vuol dire che non l'ho ancora preso, se no mi dice l'ora. Questo mi serve perché poi alla fine mi dirà che il prezzo finale è calcolato anche sulla base della durata del viaggio. Poi questa durata, vediamo un attimo, non sappiamo se è la durata effettiva della parte di viaggio col passeggero a bordo oppure comprende anche il cosiddetto lead time, cioè il tempo che lui ci mette per arrivare a te, se lo devi pagare oppure no. A noi adesso cambia poco, ma in un servizio vero è una condizione contrattuale importante. Ok, dopodiché nel viaggio cosa mi serve sapere? Se è stato concluso, quindi ora di arrivo e il prezzo finale, che il sistema calcola nel momento in cui il guidatore conferma che il viaggio è finito. Poi manca ancora un'informazione, che è il
voto, giudizio dato dal passeggero al guidatore. Leggiamo la frase, in fondo, al termine di ogni viaggio il passeggero deve esprimere un giudizio sul guidatore. Qui è il numerino. Dove lo metto quel numerino? Nel passeggero, nelle richieste del viaggio del guidatore o in una relazione aggiuntiva tra passeggero e guidatore? Chi si sbilancia? Il giudizio che il passeggero esprime sul guidatore, lo modello? Nel passeggero, nel guidatore, nella richiesta, nel viaggio? Nel viaggio. Tutti nel viaggio? Non devo fare una relazione tra passeggero e guidatore. No, giusto nel viaggio. La relazione tra passeggero e guidatore è il giudizio su quel viaggio, che poi quel viaggio è stato svolto da quel guidatore. Se io lo modellassi come ho cercato di farvi cadere in errore, ma non ero abbastanza convinto, così disegno, faceva il tetto del... Cosa c'è di sbagliato? Perché non ci piace qua? Allora, avete detto due frasi. Ho sentito lei dire non aveva effettivamente fatto il viaggio e ho sentito una da questa parte dire poi altre cose che non sono riuscito a codificare. Un'altra da questa parte dire non era legato al viaggio. Allora, qui siamo in un modello concettuale, il modo giusto di dirlo era non era legato al viaggio. Perché che questo abbia fatto o non abbia fatto il viaggio non lo so. Io potrei dare un giudizio a priori. Quello lì si chiama Augusto, non mi piace, gli do 2. Senza fare un viaggio. Sarebbe stupido, ma sarebbe compatibile con questo. Io quando faccio un modello concettuale non so mai che cosa succede prima e che cosa succede dopo. Questo, ricordiamoci uno dei vincoli delle associazioni. Un'associazione tra due elementi, cioè tra un passeggero e un guidatore, o c'è o non c'è. Se c'è, può avere gli attributi. In questo caso il voto. Se lo modellassi così, io saprei che il passeggero Antonio ha dato il voto 9 al guidatore Giuseppe, ma non so se l'ha fatto ieri, se l'ha fatto 6 anni fa. Non so qual è il viaggio correlato. Magari non mi interessa quale sia il viaggio, ma almeno la data sì. Perché? Ma perché il sistema dice alla fine di ogni mese devo valutare, e allora devo valutare quelli del mese, quelli più recenti. Allora come minimo dovrei aggiungere la data. Ma a questo punto è la data del viaggio, non è un'altra data a caso. Quindi c'è un primo problema, che è un'informazione che è poi slegata dall'informazione sul viaggio all'interno del quale questa informazione assume un significato. Ma il secondo problema è che facendo così
quel passeggero che si chiamava Antonio, se non sbaglio, nella sua vita può votare Giuseppe una volta sola. Perché l'associazione tra quel passeggero e quel guidatore, dicevamo, o c'è o non c'è. L'arco c'è o non c'è. Non possono esserci due, tre, quattro ogni volta che mi trasporta. Allora avrei un giudizio dato sul guidatore, non sul viaggio. Perché se con quel guidatore io faccio sei viaggi, ognuno di questi viaggi è giusto che abbia il suo giudizio. Almeno è giusto. È ciò che mi viene chiesto. Deve esprimere un giudizio al termine di ogni viaggio. Allora, questo modello messo con l'associazione mi permette di esprimere giudizi su tanti viaggi diversi a patto che siano fatti con guidatori diversi. Ho visto Giuseppe, gli ha dato un voto, ho visto Francesco, gli ha dato un altro voto e così via. Ma se torno allo stesso guidatore la seconda volta non posso più dargli il voto, e questo non va bene. Mentre invece se sono qua sotto non ho problemi. Tra le informazioni che mi descrivono qual è il viaggio che è avvenuto c'è anche la valutazione finale fatta dal cliente. Questo mi piace tanto perché tutte le informazioni sul viaggio vengono dal guidatore, ma questa viene dal passeggero. È la conferma ancora una volta che i pezzi del modello concettuale non c'entrano nulla con chi faccia le operazioni che portano le informazioni dentro. Allora, buttiamo via questa cosa brutta prima di salvarlo per sbaglio. Mettiamo a posto ancora un paio di cardinalità, no? Il viaggio viene svolto da un guidatore solo, un guidatore potrà svolgere più viaggi. Poi rimane ancora la cardinalità tra guidatore e auto, e può essere una cardinalità anche qui da 1 a n. O perché ha più auto, o perché magari in periodi diversi può avere più auto. Oppure mettiamo 1-1, è abbastanza differente, cioè non ci cambia molto questo caso specifico. Diamo anche dei nomi a queste allora, la richiesta di trasporto richiesta da un passeggero, la richiesta di trasporto genera un viaggio, il viaggio, no, non è svolto, la freccia devo scriverla, guidatore svolge un viaggio e guidatore possiede auto. Diamo solo un'occhiata se abbiamo dimenticato qualcosa. Guidatore, applicazione, disponibilità. Disponibilità c'è, no? C'è io qua. Richiede trasportata posizione attuale. Guidatore, accettare la richiesta. Si reca, lo carica. Trasporta, lo lascia in destinazione. Confermando il termine del trasporto. C'è la data, l'ora di arrivo, c'è, sì. L'applicazione, minimi dati personali, ciascun passeggero, richiedere un trasporto, indicando l'indirizzo di destinazione, ce l'abbiamo perché è qua, la posizione d'arrivo. Guidatore disponibile più vicino, questa è tutta l'informazione di processo. Il servizio è stato preso in carico. Dove c'è questa informazione? Se una richiesta è stata presa in carico o no? Ce l'ho in questa relazione. Se la relazione c'è, cioè se questa richiesta è associata con determinata istanza di viaggio, vuol dire che c'è. Se invece sono zero, quindi questa specifica richiesta non ha ancora, o non ha,
un viaggio associato, allora la richiesta non è soddisfatta. Quindi la presenza o meno, io posso contare, ricordate quando parlavo di modelli concettuali, se io conto quante istanze ci sono dall'altra parte, se ne conto ne vedo nessuna o una. Se nessuna vuol dire che non è presa in carico, se una vuol dire che è presa in carico. Non mi serve un booleano in più che mi dica presa in carico oppure no. È la relazione che me lo dice. Si passa al successivo più vicino. Ecco, noi non stiamo in questo modello concettuale da nessuna parte registrando le richieste rifiutate. Cioè, se un guidatore non accetta la richiesta, non rimane da nessuna parte. Non ha da nessuna parte lo storico di quante richieste ti ho dato e di queste quante ne hai accettate e quante ne hai rifiutate. In un sistema vero credo che sarebbe importante. Ma qui non è richiesto, non ci serve questa informazione, non l'abbiamo messa. Se ci servisse, basterebbe una relazione in più tra richiesta e guidatore, che a quel punto la relazione con testo di associazione che dica accettato oppure no. È un booleano che dice ok, io ti ho fatto la richiesta, poi l'ha accettata, oppure ti ho fatto la richiesta e l'ha rifiutata. Sulla base di quello posso poi ricavare tutte le ore, le date, i giorni, da chi, dove era il guidatore quando ha accettato, quando ha rifiutato. Ma non è, no. Il nostro tuber non lo prevede. Passeggero esprime un giudizio, ce l'abbiamo il giudizio. Il costo del tragitto viene calcolato, stima iniziale ce l'abbiamo in richiesta. Valore finale ce l'abbiamo in viaggio. Sulla base dell'effettivo percorso che ho, perché ho le due posizioni, e del tempo trascorso che ho, perché ho il tempo sia di accettazione, l'istante di accettazione. Ce l'ho l'istante di accettazione? No. No, non ce l'ho. Ho l'ora di presa, l'ora di arrivo, ma non ho l'ora di accettazione. Quindi magari lo aggiungiamo, perché ci può servire per fare il calcolo della durata del servizio. È accreditato fine mese, al debitato la carta di credito ce l'ho, accreditato fine mese ho le coordinate bancarie. Allora, l'ultima cosa che dobbiamo ancora dire prima di poterci fermare è la domanda che avevamo anticipato. Richiesta e viaggio. È meglio tenerle come due classi separate o ha più senso unirle in una classe unica? Ma questa domanda ce la possiamo fare, anzi ce la dobbiamo fare, ogni qualvolta due classi hanno una relazione tra di loro di tipo 1-1. Eventualmente con delle parti opzionali questo 0. Quando ho due classi, la prima classe ha certe istanze, la seconda classe ha certe istanze, ma le istanze della prima sono legate 1-1 alle istanze della seconda, questa con questa, quella con l'altra, quella con... esattamente vanno di pari passo. C'è da chiederci, ma perché mi servono due moduli se poi questi devono sempre andare avanti di pari passo, non posso mettere tutte le informazioni su un modulo solo, in una classe sola. Dal punto di vista semantico, cioè dell'informazione, sono abbastanza equivalenti. Avere due classi in relazione 1-1 oppure una classe sola. Lo possiamo scegliere, ad esempio sulla base di quando le informazioni diventano disponibili. Ad esempio è possibile che una determinata richiesta di trasporto non abbia un scontatito in un viaggio e quindi queste informazioni non le abbia mai.
Se le volessi unire queste due classi, cosa dovrei fare? Dovrei prendere tutto ciò che c'è in questo caso nella classe viaggio e ricopiarlo dentro richiesta di trasporto. A questo punto la chiamerei trasporto, non più richiesta, che comprende sia la parte di richiesta che la parte di viaggio. Attenzione che tutti questi 5 attributi li prendo, li copio sopra, ma dovrei poi indicarli come attributi opzionali. Perché può darsi che non ci siano. La cosa si può fare, nel senso che a livello di ogni singolo attributo, ad esempio, supponiamo di voler spostare l'ora di accettazione da qui a qui. Questo dato, a differenza degli altri, che nel momento in cui creo la richiesta di trasporto sono tutti disponibili, questo secondo non è ancora disponibile, potrà diventarlo in seguito. Allora lo posso indicare a livello di modello, prendendo l'attributo e andando a specificare che la sua molteplicità è 0,1. Quindi sto indicando una molteplicità di un attributo. L'attributo può esserci o no? Nonostante qua nella molteplicità ci sia anche l'asterisco, noi non lo facciamo mai, non lo usiamo mai, perché siamo dati come regola che gli attributi sono valori semplici, mai liste, mai elenchi. E quindi farei lo stesso con tutti gli altri attributi. E poi dovrei spostare da viaggio a richiesta di trasporto in questa operazione di fusione anche le relazioni. Quindi questa relazione guidatore svolge viaggio diventerebbe guidatore svolge richiesta. Ma anche qui, in questo caso, questo 1 dovrebbe diventare 0,1. Perché mentre io posso dire che un viaggio è svolto da un determinato guidatore, deve essere svolto da un guidatore ben noto, preciso, la richiesta di trasporto nel momento in cui viene creata non ha ancora nessun guidatore associato. Quindi in questo caso unire le due classi mi complica le cose. Perché a quel punto ho una richiesta di trasporto dove c'è guidatore 0,1. Ma sì, ma sulla base di che cosa è 0,1? Sulla base di che cosa? Cioè, accettato o non accettato? Ma poi ho vari, questo 0,1 qua dell'ora di citazione, questo 0,1 della cardinalità sul guidatore, in realtà dovrebbero essere collegati in qualche modo, no? Cioè o ci sono tutti e due o non c'è nessuno dei due, non sono indipendenti. Ecco, questa cosa in più non riesco a dirla. No, qui non è di per sé sbagliato fare una classe unica con tutti gli attributi, e in alcuni casi conviene, quando hai un processo, una classe che sottostà a un processo molto lungo, quindi raccolgo delle informazioni, poi ne raccolgo altre, poi ne raccolgo altre e così via. Quindi vorrà dire che avrai un po' di informazioni che sono già note subito e altre che diventano note dopo. Allora le modelli tranquillamente, come tutti gli attributi, di cui molti sono opzionali. No? Magari tu ti registri su un sito di e-commerce, nel momento in cui ti registri dai solamente la mail e la password, poi quando dovrai fare un acquisto dovrai dare anche l'indirizzo e la carta di credito. Però quelli potrebbero essere attributi sempre del tuo profilo utente, alcuni dei quali sono opzionali, finché ovviamente non dovrai fare certe cose. Quindi si fa normalmente. In questo caso specifico, quindi avere classi con tanti attributi, di cui alcuni opzionali. In questo caso mi sembra che mi complichi la vita. Perché ho tanti attributi opzionali che però non sono indipendenti l'uno dall'altro. Sono legati a un ben preciso concetto, se è stato accettato oppure no. Tra l'altro, se dovessi unirli, dovrei a questo punto anche aggiungere un attributo booleano che dice richiesta accettata oppure no. Cosa che invece nelle nostre classi separate abbiamo detto che non ci serve perché c'è questa relazione. Quindi, in definitiva, in questo caso, in questo esercizio, io sarei nettamente per mantenere separate queste due classi, ma dipende di caso in caso, cosa che poi si valuta, ci si fa la domanda se le metto insieme ci guadagno o ci perdo. La stessa cosa la potrei fare tra guidatore e auto.
Cioè, mi serve sapere se lui ha avuto un'auto quest'anno, una l'anno scorso, tenerle tutte, o mi basta solo l'auto corrente? Se mi bastasse solo l'auto corrente, che ha adesso, metterei semplicemente uno qua. Allora mi chiedo, beh, visto che ho informazione un guidatore, un'auto, qui non è 0-1, è 1, perché se l'auto deve averla, se non ce l'ha, non può fare guidatore. Allora, magari la targa, il modello dell'auto possono diventare attributi del guidatore. In questo caso, se ci fosse un 1 qua sotto, propenderebbe per unirlo in più classi. Perché se ne unisco a un modello più semplice, quindi la minimalità è qualcosa che mi piace, e non perde informazione, non mi complica la modellazione in nessun caso, in nessun modo. Quindi vedete che dipende proprio dai casi in cui mi devo chiedere se le unisco, cosa succede. Come regola generale, proprio operativa, è più facile partire con tante classi e poi eventualmente unirle, che non partire con poche classi e poi chiederci, oh, ma ho raccolto insieme metà anche quelle che devono essere separate. No? Perché poi se le unisco o no dipende poi fortemente dal fatto che ci siano relazioni non molteplici, che siano univoche. Solo se univoca può essere unita, possono essere fuse. Ok? Qui per, però torniamo al caso precedente, 1 asterisco. Ok, lasciamo sedimentare durante l'intervallo questo modello concettuale e poi ci occupiamo del processo, fa un quarto d'ora.